vanità, una forza indomabile e onnipresente che domina il mondo umano da sempre. L'ego, il desiderio di venire apprezzati da gente, di venire ricordati, imitati, adorati. Spesso l'insicurezza innata dentro la nostra mente ci spinge a puttanificare la nostra anima per aderire ad uno stile in voga in un certo momento, ad appiattire la nostra personalità per farla entrare in spazi predefiniti. Tutto per sentirsi parte di qualcosa, per non sentirci condannati all'oscurità. Eppure ti dico che la vanità è come bere acqua salata. L'illusione di essere dissetati viene presto rimpiazzata da ancor più sete, fino a consumarti completamente. Oggi parleremo di perché disegnare per te stesso e non per gli altri è l'unica via possibile per la completezza. Buona visione! Ci provano tutti prima o poi. Vedono qualche stronzetto su internet con un numero molto alto di visualizzazioni sotto i suoi video e non ce la fanno proprio a non proiettare quella falsa immagine ideale di successo su loro stessi. Vogliono di più. Vogliono cose che non hanno, vogliono occhi su di loro, occhi di persone che non conoscono nemmeno, a gridare il loro nome, a comprare magliette con la loro faccia di merda stampata su. Vogliono complimenti, vogliono soldi, vogliono scopare con ragazze o ragazzi che non conoscono e che non hanno mai visto e con cui non hanno mai parlato. Nell'arte, poi, è ancora più facile trovare gente che comincia a disegnare, cantare, a suonare già partendo dall'idea di farcela, di sfondare, di diventare qualcuno. Così siamo pieni di mediocri cretinetti farlocchi che si imitano l'un l'altro nella speranza di venire sorteggiati da un sistema totalmente cinico e vuoto di ideali e significati, per poter godere del fatto di aver aderito alle regole non scritte di appartenenza al gregge sociale. Quanto spesso l'arte e la vita di questi masturbatori di folle è annacquata, sterile, grigiastra. Il motivo è semplice. Non ci sono molti tipi di arte. C'è la roba che fai per vendere, per scoparti la ragazzina con le tette grosse e i capelli colorati, per avere visualizzazioni su YouTube. E poi c'è l'arte. L'arte che fai dimenticando la moneta, la figa, la carriera. L'arte che fai per trascendere lo squallido gioco che imperversa in superficie. Lo sbocciare di un'esternazione di eternità da dentro di te a fuori, per contrastare la putrefazione, per far esistere qualcosa che ti assomigli in un mondo che ti lascia solo e che fa a gara per assomigliare a qualcun altro. Disegnare per te stesso vuol dire prima di tutto spendere il tempo a capire la tua unicità, a darle voce, a farne crescere le particolarità, a staccarti da tutto ciò che è già esistito e che è già morto prima di te. Vuol dire uscire dal buio delle esperienze vecchie, scheletrite, vissute, usate, e avere il coraggio di vedere cosa Cristo c'è nella casualità irripetibile di un altro corpo, di un altro mondo, di un'altra mente, la tua. Quando aderisci ad uno stile preesistente, quando ti abbandoni a regole che non ti sei autoimposto, vuol dire che rinunci a usare la tua voce. E arte è tutto fuorché imitazione. Esattamente come capita con i modelli e le modelle, non è bellezza la loro. Quello è semplicemente nascere con caratteri anatomici socialmente accettati. Occhi alla distanza corretta, bocca grande così e larga cosà, e via dicendo. Non è una sorpresa il fatto che ai modelli e alle modelle non sia assolutamente richiesto di parlare, ovvero sia di esprimere un contenuto al contenitore che rappresentano. Gli basta nascere perfetti, evitare di mangiare pane e patate fritte per non ingrassare, camminare lungo una linea dritta immaginaria e il gioco è fatto. Ma la bellezza è altro, questo sia ben chiaro. La bellezza che infrange il tempo e lo spazio è Frida, che si accetta per quella che cazzo è e impone la sua personalità all'universo esplorando se stessa, non castrandosi e rasandosi il monociglio per sembrare qualche altra stronza. Bellezza è Vincent, che non vende un cazzo di quadro che sia uno e continua fino alla fottutissima, inevitabile morte a dipingere roba che nessuno vuole, ma che parla con la voce del suo spirito, perché è pura vita il tempo speso a dipingere, ignorando i coglioncelli che gli ridono dietro e che gli sputano addosso. Questo coraggio, questa stessa follia, è il modo in cui riconoscerai se stai facendo arte, unica, mai vista, tua. O se invece starai prostituendo il culo della tua anima aderendo a quello che i sordociechi chiamano arte, a quello che gli altri ritengono vendibile, accettabile, bello.
dico che devi disegnare per te stesso, perché comunque quello è l'unico modo per arrivare al cuore degli altri e non al loro portafoglio o ai loro genitali. Risuonando con quel frammento di unicità che si nasconde da qualche parte nei nostri corpi mortali, scavando, trovandolo e iniettandolo in fogli che ti sopravviveranno per poter dire di aver usato la vita, non di averla imitata. Alla prossima. Ciao!